Ciao amici e amiche delle Monster High, oggi farò la recensione di Claudine Wolf in versione Draculaura Suite 1600 o Suite 1600. Allora, questa bambola mi è stata regalata al mio compleanno dell'anno scorso, in agosto, solo che in questo periodo, come vi ho già detto, non ho avuto tempo di fare video, a parte alcuni poi. Adesso passiamo alle recensioni. Come sempre, Claudine Wolf ha la pelle di colore marroncino. Gli occhi ce li ha gialli, arancione. E l'ombretto è molto carino perché, se guardate, parte da un bianco e va a un oro brillantinato. Tutto qua sopra. E scusate per i rumori che mio fratello sta guardando la TV a 100, non so se li sentite. E sotto è una parte bianca con che va dopo da una parte di oro, un poco brillantinato ma più lucido. Ha sempre i dentini da lupo licantropo, lupo mannaro, e il rossetto ce l'ha rosa, shocking. Shopping, non so come si dice. Ha le orecchie, non ha le orecchie qua, non ce le ha qua sopra, da lupo mannaro. C'ha due orecchini oro di qua e due orecchini oro di qua. Non porta collane, ma ha questi bellissimi guanti. Sono stupendi. Allora, sono un po' più scuri nella realtà di come li mostra, ma quasi simili. Sono tutti viola, lilla, con delle borchie qua, dentro, alla mano vedete, e c'ha tutta la mano completamente viola. Poi ha questo giacchino nero, peloso qua. Poi ha questa camicetta bianca con tre bottoncini neri e un fiocchetto viola e senza maniche. Guardate. Poi ha questo colletto molto carino. Poi ha questa cinturina grande nera con dentro un'altra cinturina nera con i bordi oro e una luna. Poi ha questi pantaloncini viola fucsia, anche se qua nella telecamera sembra un viola, maculati, che ai lati è come se avessero questa cinturina, cioè nera con i bordi oro. Molto carini sono. Passiamo le scarpe. Le scarpe sono nere, dal davanti si vede che sono nere e hanno questi due lacci. Per agganciare è oro. Il tacco è oro a forma di artiglio e hanno questa parte che dovrebbe essere pelosa come questo, ma solo è di plastica. Passiamo ai capelli. I capelli ce li ho lunghissimi, li arrivano circa al ginocchio. Sono marroncini. E stavolta in questa versione le ha messo delle mesh viola e viola brillantinate. E poi sono meno lisci, cioè sono più lisci. E i boccoli ce li hanno solo un po' in fondo. Il resto è quasi tutto liscio. E ha l'acconciatura come quella di Frankie in versione base. Cioè questo codino. Se giriamo si ferma qua con un elastico marroncino e finisce con questo carinissimo boccolo, molto carino. Adesso passiamo alle cose che ho trovato nella sua confezione, che sono il piedistallo. Adesso mettiamo la bambola qua. Poi l'invito per noi. Allora, è a forma di bara. Qua c'è l'immagine di Draculaura.
con tipo dentro uno specchio antico. Qua ci sono due palloncini. Qua c'è scritto 1600 e poi c'è scritto Draculaura 1600, dei cuoricini, non so se li vedete, ecco. E qua intanto in lingua c'è scritto invito. Vediamo se lo vedete in italiano. Ecco qua, invito. Se sentite dei rumori quando lo sposto, scusate. Poi c'è la stessa identica cosa, solo per la bambolina. Però in questo c'è anche scritto Sweet 1600. Carino. Ah, poi c'è la spazzola nera che mi sono dimenticata di dirvi. C'è la sua borsetta che è tutta oro marroncino brillantinato, c'è una striscia bianca con quattro bottoncini e un fiocchetto. I bottoncini sono neri, il fiocchetto è come quello di Claudine. E vedete che è la stessa cosa, solo che ci sono quattro bottoni. E poi ci sono questa parte pelosa, il manico. Alla fine ho trovato questa bellissima, dico bellissima perché è bellissima, chiave. Adesso ve la descrivo, è tutto fucsia rosa perlato. Qua nell'orecchio, allora c'è il simbolo a teschio della mostra di Claudine con l'orecchio, e qua nell'orecchio è come se si fosse fatta un piercing, o se no un orecchino con come si chiama? Non so come si chiama, a forma di, è una molletta tipo a forma di zampa di Claudine, che è qua, si apre, aspettate che vi faccio vedere, è duro. Si è aperto, adesso lo richiudo, ecco qua. Ah, e poi c'è scritto MH e c'è il codice da mettere, adesso ve lo faccio vedere. V9191. E poi anche per l'iPad. Scusate i rumori. Allora, è anche per l'iPad. Tu lo metti, giri, non so come, e abbiamo degli sfondi. Adesso metto la parte normale. Scusate, scusate per i rumori. Bene, recensione di Claudine Wolf in versione Sweet 1600 è finita. Draculaura Sweet 1600. Bene, ci vediamo alla prossima recensione. Ciao!